Nei giorni passati si sono tenuti i campionati mondiali Pokémon e ovviamente a fine cerimonia hanno mostrato un nuovo trailer sia per le carte sia per Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Andiamo a vederli insieme. Ok, le carte. Tornano le EX! Cosa? Wow! Ah, tornano le EX! Carino! Oh! Cloyster? Oh, che è questo? Ehi! Sigilisa. Non mi dire che è la Predico Raidon e Miraidon, eh! Oh mio Dio, lo è per davvero! Sono delle variazioni con Raidon e Miraidon! Ma la musica, porca miseria, bella! La musica. Brenum! C'è Brenum! Non sapevo! Ma Brenum non l'hanno fatto vedere già! Fantasma! Bello fantasma! Quello è lo spettro di Lavandonia! Quello è carino! Quello potrei vederlo più volte senza annoiarmi! Wow! Voglio un attimo capire che roba era quello. Allora, già si vede comunque sia qui nella intro, vabbè. Poi mandiamo Cloyster, ok? E questo qui. È palesemente una forma pre-evolutiva di Miraidon e Coraidon. Questo è quello che poi si evolve in Coraidon e Miraidon, 100%. Ok. Com'è che si chiamava? Cyclizar, drago normale. Ecco, perché poi appunto diventerà drago elettro e drago lotta. Wow! È divertente che appunto richiami una bicicletta o comunque sia un ciclomotore. Cyclizar. Che poi ha senso che Coraidon non usi la ruota per camminare perché vabbè è attaccata al corpo, ok. Però questo Shedtail crea un sostituto che poi scambia posto con un party del Pokémon in attesa. Ah, tipo Shedshell di Sfoguscio che ti fa cambiare con un Pokémon nel team che è in attesa. Invece lui la fa come mossa. Così gli puoi dare un altro strumento. Quindi questo Pokémon fino alla fine del gioco non sappiamo che in realtà è la pre-evoluzione di Miraidon e Coraidon? Alla fine si evolve? Oppure Miraidon e Coraidon. Oppure lui è semplicemente il frutto di Coraidon e Miraidon? Però non si evolverà mai in quei Pokémon. Rimarrà lui. Magari ce ne sono di più versioni, che però non si evolverà mai. Ma consuma metà vita? 145? 72, sì, consuma metà vita per farlo. Non so quanto possa convenire. Ma poi lo rimanda in campo. Ah, ma cambia col sostituto! Quindi è utile. Perché? Ma scusami, se ti mette il sostituto va bene. Quindi metà vita ha senso. Perché però il Pokémon che entra ha sostituto. Questa è una cosa buona. Sperando che non la impari solo lui Shedtail, perché sennò è una cagata pazzesca. Non penso che Cyclizar possa fare bene nel competitivo. Per ora non mi sembra un Pokémon da competitivo, quindi l'attacco Shedtail è fenomenale, eh. Potrebbe rivelarsi una bella giocata. Copies an opponent's stat increases when consumed. Praticamente ti copia le statistiche del nemico quando la mangi. Ah, ha fatto Bellidrum, si è massimizzato l'attacco e lui con Mirror Herb lo fa lo stesso. Ok, qua manda Colossal che diventa tipo terra tipo acqua. Loaded Dice fa colpire di più le mosse che hanno multi-hit. Quindi tipo appunto semitraglia, colpisce
più di 5 volte. Lui diventa terra tipo spettro, che è bellissimo lo spettro. Dai ragazzi, non potete dirmi che non è bello il terratipo spettro. È lo spettro di Lavandoglia quando non puoi ancora identificarli, bellissimo. Terra Blast. Change type when the user is Terra Stylized. Ah, tipo giudizio di Arceus, che praticamente diventa dello stesso tipo della lastra che hai. Quindi è tipo la intro forza, però del terratipo. Bene, ci sta. E questo è quanto per il trailer, c'è pochissimo altro da analizzare, tutto quanto incentrato sul competitivo. Poi vai sul sito e scopri che questi Pokémon sono cavalcati sin dall'antichità a Paldea. Andiamo bene. Un'altra cosa interessante qui è l'HUD. Eccola, beccata. L'HUD di quando si attiva l'abilità, si attiva Steamenge perché è stato colpito da una mossa d'acqua, era ora che le facessero così, come tutti quanti gli altri RPG dal 2000 a oggi. Era ora, non per dire. Bene, bene, mi piace, così sai anche quello che si attiva. Cioè, sai quello che si attiva, compare così è più bello, più gradevole alla vista, piuttosto che la scritta sotto, si attiva Steam Engine, ciao. Invece così è molto più bello. E niente, a me piace sto fantasmino qua sopra, che vi devo dire. Ad ogni modo, per questo video è tutto, una roba piuttosto veloce, volevo giusto un attimino analizzare qualche cosa messa così di nuovo nel trailer. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate tutti quanti i link utili e noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!